viaggio nello spazio durato più di 12 anni, lo straordinario atterraggio sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko grazie al robottino File, la scoperta di dettagli mai visti così da vicino. Sono alcuni dei risultati della missione europea Rosetta, che terminata nel 2016 continua a parlare grazie ai dati inviati a terra, ora al vaglio degli scienziati. L'ultima novità, importantissima, arriva grazie a uno strumento italiano, Virtis, uno spettrometro che ha permesso di individuare la presenza di composti organici alifatici sulla superficie di 67P, cioè catene di atomi di carbonio e idrogeno. È la prova che la cometa potrebbe essere un mezzo di trasporto attraverso il sistema solare dei mattoncini necessari alla vita. Perché è così importante averlo scoperto? Ne abbiamo parlato con Eleonora Mannito, ricercatrice dell'Agenzia Spaziale Italiana, esperta di scienze planetarie, che ci ha spiegato anche perché il futuro dell'esplorazione guarda verso Marte. Dalle ultime analisi è stato possibile fare un'identificazione più precisa del materiale organico che si trova sulle comete. Già prima si era capito che c'era del materiale organico, anche se non erano riusciti i ricercatori a entrare nel dettaglio di quale questo materiale fosse. Grazie invece alla delle nuove metodologie per analizzare il dato, sono riusciti a capire quale tipo di materiale organico, in particolare si tratta di organici alifatici e anche di alcuni tipi di organici aromatici che sono molto simili a quelli che si trovano nella materia interstellare. È stato sintetizzato con carbone, ma è sbagliato dire così? Il carbone è un componente, è un elemento che compone questo materiale organico, quindi sicuramente è la componente principale. Senza carbone non si forma materiale organico, anzi all'interno delle stelle è proprio questo, si forma prima il carbone, poi quando le stelle hanno un'alta concentrazione di carbone si creano delle condizioni adatte, si formano anche il materiale organico. Da cui il materiale organico implica necessariamente la presenza di carbone. Quindi questo rilancia la tesi secondo cui la vita sulla Terra potrebbe essere arrivata tramite delle comete? Sì, o perlomeno è sempre difficile passare in ogni caso da materiale organico e poi iniziare a parlare di vita. Queste sono comunque delle molecole molto semplici, quindi non immaginiamoci il batterio che arriva dallo spazio. Sono dei mattoncini molto semplici che sono comunque all'inizio di quella catena di processi che poi porta, dopo molti processi chimici e fisici, all'origine della vita. Quindi questo materiale organico, che è molto frequente all'interno dell'universo, è arrivato tramite le comete e molto probabilmente sulla Terra. Poi sulla Terra ha trovato delle condizioni favorevoli per cui si è potuta sviluppare la vita, però non è il materiale organico in sé che da solo implica la presenza di vita, tant'è che nel sistema solare si trova veramente in molti altri corpi oltre che nelle comete. È possibile ipotizzare che le comete, così come abbiano trasportato questo materiale organico sulla Terra, lo abbiano trasportato anche su altri corpi celesti, su altri pianeti, dove però non sono state trovate le condizioni favorevoli per far sì che questi mattoncini diventassero vita, possiamo dire così? Sì, esatto, infatti questo è molto probabile che sia avvenuto, è anche il motivo per cui ci stiamo tutti concentrando molto su Marte, perché Marte è un pianeta molto simile alla Terra, in cui probabilmente è successa la stessa cosa, quindi è arrivato del materiale organico nella vita, nelle prime fasi di formazione del pianeta c'erano delle condizioni probabilmente favorevoli, quindi è possibile che anche su Marte si sia sviluppata vita. È il motivo per cui vogliamo andare, e quello sarà un altro momento in cui testeremo queste ipotesi su come la vita può formarsi all'interno di pianeti e di particolari zone del sistema solare. I dati di Virtis sono stati analizzati all'IAPS, Dipartimento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dove lavorano il caposcientifico di Virtis, Fabrizio Capaccioni, e Andrea Raponi, primo autore dello studio pubblicato su Nature Astronomy. Lo spettrometro Virtis è stato realizzato dalla Leonardo di Campi Bisenzio con il contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana.